Peppo, è arrivato il tuo tempo e verrai con me all'inferno per l'eternità. Carissimi, innanzitutto spero che abbiate trascorso un buon Natale con famiglia, con i cari. E durante questo periodo vediamo dei film che ricorrono sovente e per la prima volta, believe it or not, per la prima volta ho visto Christmas Carol. Non so quanti di voi hanno visto questo film, è un classico, Charles Dickens. In italiano so che c'è stata la versione di Jim Carrey nel 2009. È la storia di questo uomo ricco ma avaro, tirchio, che non sa godersi le sue ricchezze, non sa condividere amicizie. È un uomo triste, è un uomo anche che condanna il Natale come una perdita di tempo. E una notte cosa succede? Ci sono tre spiriti che lo visitano: lo spirito del passato, lo spirito del presente e lo spirito del futuro. E vorrei concentrarmi un attimino sullo spirito del futuro perché dice delle cose semplici ma profonde allo stesso tempo. E questo spirito fa vedere diverse cose a Scrooge, che è il carattere principale, Scrooge, e finalmente lo porta in questo cimitero. E Scrooge ha un presentimento. Perché? Perché lo spirito punta a una lapide. E allora, prima di andare a scoprire il nome su questa lapide, Scrooge dice delle cose molto interessanti. Dice: sono queste ombre di ciò che sarà o di ciò che potrebbe essere? Interessante, perché sono queste cose che non si possono cambiare o è un qualcosa che ha il potenziale di essere cambiato? Poi dice: perché mi mostri queste cose se non ho appunto la possibilità di cambiarle o non ho la speranza di poterle cambiare? Dimmi cosa posso fare per cambiare quello che c'è scritto sull'epitaffio. E poi dopo scopre che sull'epitaffio c'era ovviamente il suo nome e poi urla: risparmiami, risparmiami. Se non che cosa succede? Si alza, si sveglia da questa trance, da questo sogno, da queste rivelazioni di spiriti e tutto a un tratto si rende conto: oh, è il giorno di Natale. Allora tutto questo è successo nell'arco di una notte, per cui ho ancora la possibilità di poter cambiare. E il bello di questo è che mi ha ricordato un sogno che ho avuto io parecchi anni fa durante un periodo abbastanza buio nella mia vita, perché stavo vivendo in peccato, deliberatamente stavo vivendo in peccato, fino a che, se non che una notte ho avuto questo sogno appunto della morte, no, di Satana, che era una persona anche carina, cioè occhi blu, biondo, sempre col cappuccione nero e tutto, e mi ha detto: Peppo, è arrivato il tuo tempo e verrai con me all'inferno per l'eternità. Ho urlato Lord nel sogno e mi sono svegliato urlando Lord, perché mi è venuto un patema, un'ansia così forte, dicendo: questo non è un sogno, è la verità, e quello che lui mi sta dicendo non posso cambiarlo, è scritto e avviene e non posso far nulla per cambiarlo. E sono appunto questi avvertimenti, questi sogni premonitori che ci dicono: wake up, svegliati, cambia il corso delle cose. E parlando appunto di cambiamento di corso delle cose, mi viene in mente una scrittura, secondo Corinzi 5, 17, che dice: se dunque uno è in Cristo, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E Scrooge diventa una nuova persona, diventa una nuova creatura. Perché? Perché ha visto le conseguenze delle sue cattive scelte. Ha avuto il blessing, la benedizione di vedere a che cosa avrebbe portato il continuare a camminare in quella direzione. E tanti di noi
non hanno quella possibilità, o magari hanno quella possibilità e non la vogliono vedere, non la vogliono trattare, non la vogliono ascoltare. Io penso che sia importante invece, quando abbiamo appunto queste premonizioni o questi avvertimenti, di prenderli a cuore. Un'altra bellissima frase che Scrooge dice alla fine, proprio quasi del film, è stata: Dio, io prego che tu possa perdonarmi per il tempo sprecato. Perché tempo sprecato? Perché si è reso conto che questo affannarsi nel fare sempre di più, accumulare sempre di più e trasgredire invece le amicizie, la famiglia, i cari, è stato per lui una cosa letale in pratica. Per cui dice: perdonami anche per questa perdita di tempo. E mi viene in mente un'altra scrittura in Matteo dove dice: a che giova guadagnare tutto il mondo e perdere l'anima. E ora che siamo appunto in clima di scopi che ci prefiggiamo per l'anno nuovo, io vorrei fare una sfida. Prefiggiti solamente una cosa da fare, quell'una cosa che sai che ti allontana da lui. Ah, mi prende sempre, raga. Ah, che bello, quell'una cosa che ti separa da Dio, prendila con due mani e dire: Signore, questa è l'unica cosa che voglio cambiare, aiutami a cambiarla. Io so che sarà fedele nel fartela cambiare. Lo ha fatto con me, lo può fare anche con te. Un'altra cosa prima che mi dimentichi: il 2 gennaio, praticamente il lunedì dell'anno nuovo, partirà questo nuovo programma chiamato Equipaggiati. Sono audio only, audio solamente, su Google Cast, Apple Cast e Spotify. Ok? Se andate a vedere su questi tre canali, se li usate, vedete Equipaggiati. E lì tratteremo i quattro Vangeli nell'arco di un anno. Brevissimi, ognuno di noi lo può fare, come ci laviamo i denti, ti porta via quei due minuti. Si tratta di due, massimo quattro minuti. Lettura della scrittura, una breve preghiera. Fine. 2024 sarà un altro progetto, ma per quest'anno sarà questa cosa breve per farci abituare ad ascoltare la sua parola. Ragazzi, come al solito, vi voglio bene. Buon anno a tutti e ciao.